quando esco la mattina con le capre, lo so che posso perdere una capra. Cioè, gli animali non sono abbandonati, sono sempre controllati. È importante che non siano fuori la notte. Perché, vabbè, se stanno fuori la notte arriva il lupo. Il consiglio che do è di mettere appunto dei cani da guardiania all'interno della mandria. Almeno un cane e mezzo ogni 10 mucche adulte. Sicuramente avranno meno perdite, quindi se adesso hanno un 2% potranno arrivare massimo all'1% di perdita. Il pascolo è importante sulle prime 3-4 ore. Nel momento che superi quelle 3-4 ore, che inizi a vedere i cani che ti si sdraiano a distanza, vuol dire che il perimetro è pulito. Se sento i cani che mi danno l'allarme da più di mezz'ora, prendo le capre e me ne vado. È una protezione naturale. È una protezione naturale che ti permette un'ottima convivenza, perché tu col fatto che tutti i giorni pascoli con 11 cani, sono cani che marchiano il territorio tutti i giorni, quindi quando passa il lupo di notte, lo sa che ci stanno 11 cani. E il lupo, se non è sicuro al 100%, non viene mai a fare un attacco. Quindi noi dobbiamo far capire al lupo o a altri predatori che non devono mangiare le capre, ma che devono andare a predare il cervo, che devono andare a predare il cinghiale e altri animali selvatici. Première loi nationale du loup sur le territoire italien, début années 70. Il fallait de façon que les loups ne s'approchent plus au troupeau. Et la façon, c'était de leur remettre des proies naturelles de façon qu'ils aient d'autres choses à manger. Avec ce projet de réintroduction de cervidés, ça a permis d'avoir à nouveau un équilibre au niveau naturel et d'avoir aussi encore des attaques sur les brebis, mais beaucoup moins et beaucoup moins acharnées. Donc les bergers aussi, ils étaient plus contre tout à fait le loup. Togo, questa per me è una forma molto 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 importante, perché non volendo manteniamo un equilibrio con la natura. Possiamo parlare di 50-60 lupi proprio nell'area protetta del parco, okay. Quindi un 3-4 lupi ogni 100 km quadri, che è una densità molto molto alta. Diciamo che ogni anno nel parco, ma anche nella zona di protezione esterna del parco, abbiamo tra i 300 e i 400 casi di attacchi ad animali domestici complessivamente, il che corrisponde quasi a 190.000 euro di costi di compensazione. Quando una preda da parte dei lupi, appunto, viene avvisato il parco manda i guardiaparco, loro vedono effettivamente se il danno è da lupo, da orso, da un predatore selvatico, e vengono appunto, nel momento in cui ritengono che è stato appunto predato dai lupi, viene fatto un indennizzo dopo dai 4 ai 6 mesi, viene indennizzato. Ma noi danni dalle mucche non ne abbiamo mai avuti, mai, zero. Danni che abbiamo avuto soltanto dalle pecore o alle capre. Indennizzo che danno dai 180 ai 220 euro in base all'età dell'animale. Può andare bene, però giustamente ti manca il mancato reddito, che l'animale in quel periodo ti produce magari. Tutti gli animali selvatici, sia il lupo che l'orso, anche la volpe, se fanno un attacco e riescono a mangiare la preda, loro ci ritornano di nuovo. Se loro fanno l'attacco e l'attacco non va a buon fine, loro non tornano più, cambiano tipologia di attacco, vanno ad attaccare da un'altra parte. Quindi se riesci a proteggere l'allevamento, gli animali, la prima volta o la seconda volta che sono attaccati dai lupi, loro non ci tornano. Anche se ci passano vicino, vanno via. Il lupo non è mai scomparso, quindi la cultura della prevenzione fa parte delle popolazioni locali, soprattutto quella del cane e del pastore insieme. E quindi c'è una lunga storia di metodi anche tradizionali che poi sono stati esportati in molti altri paesi e anche in Francia. Però
È interessante vedere che non c'è necessariamente una visione positiva nei confronti del lupo. Le temps. Le temps.